Sì, oggi si riunisce il Dipartimento Istruzione di Fratelli d'Italia dopo le dichiarazioni del ministro Valditara, che giustamente ha annunciato che intende modificare le indicazioni nazionali proprio per trattare questo tema così importante. C'è bisogno di valorizzare alcune materie rispetto ad altre, c'è bisogno di dare più spazio alla storia e alla geografia, che ormai sono unite in geostoria con una materia sola. Bisogna potenziare il latino e magari creare le opportunità anche alle scuole secondarie di primo grado per l'apprendimento del latino, dare più importanza all'attività motoria alle primarie e potenziare musica, arte, teatro, questa tipologia di materie. Quindi noi crediamo che per sintetizzare ci sia da insegnare più Italia. La scuola del futuro, io mi baso soprattutto su un aspetto importante, cosa abbiamo fatto e cosa continueremo a fare per il futuro della scuola. Soprattutto superare il gap che c'è tra la formazione dei nostri giovani studenti che escono dalla scuola e invece le figure professionali che richiedono sempre più il mondo del lavoro, che è sempre in continua evoluzione. Ecco, questo gap bisogna necessariamente colmarlo. Colmarlo con una scuola che si apre e quindi inizia un dialogo con il mondo della scuola, una scuola che è pronta alle innovazioni, che dia quelle skill che sono allineate alle nuove figure professionali. In caso contrario, veramente si può tutto ciò, questa carenza di figure professionali può incidere sul nostro tessuto economico e sociale. Di contro abbiamo, e questo è un dato che non possiamo non prendere in considerazione, una disoccupazione giovanile che è stabile al 20%. La scuola che vuole Fratelli d'Italia è una scuola che sia pronta alle innovazioni, che si prepari i nostri giovani ad avere le skill allineate alle nuove figure professionali che chiede il mondo del lavoro, senza mai intaccare comunque la parte umanistica, che è fondamentale, strategica, perché non vogliamo dei meri esecutori, vogliamo una nuova generazione che sia pronta ad affrontare un mondo sempre più interconnesso, capace di gestire l'evoluzione che ci dobbiamo confrontare giorno dopo giorno.